I nostri ragazzi che in questo anno scolastico appena trascorso, 2021-2022, hanno affrontato l'esame di maturità, nella prima prova, il tema di italiano, fra le varie tracce possibili, ne hanno trovata una che riguardava per l'appunto la musica. Alessio, ma perché parlare ora della maturità che è appena trascorsa? Siamo a settembre, praticamente nella vigilia del nuovo anno scolastico. Come mai parlarne ora? I motivi sono essenzialmente due. Il primo, perché secondo me questa traccia di italiano è stata una occasione persa di una intuizione buona, cioè finalmente facciamo tornare la musica all'interno del percorso di studi superiori, che siano licei, che siano istituti, però un'occasione secondo me persa, perché poteva essere strutturata molto meglio una prova che avesse la musica come protagonista. L'altro motivo è che, conoscendo i miei colleghi docenti, non volevo in nessun modo che la mia opinione, il mio pensiero potesse diventare involontariamente un mezzo che avesse potuto in qualche modo condizionare il giudizio nel correggere gli elaborati, nel correggere i temi di italiano. Mai mi sognerei di fare qualcosa che vada a danno degli studenti, perché per un insegnante che secondo me possa essere ritenuto degno di questo nome, il ragazzo, la ragazza, lo studente che ha di fronte è il vero protagonista di ogni suo sforzo e di ogni suo impegno, ed è la sua prima, seconda, terza, ventesima, centesima preoccupazione e priorità. Quindi mai avrei voluto fare qualcosa, anche involontariamente, che avesse potuto danneggiare anche soltanto un ragazzo nell'esito del suo esame di maturità. Però adesso, a bocce ferme, come si dice dalle mie parti in Toscana, penso che sia opportuno dire qualcosina su questa traccia sulla musica, che è secondo me un'occasione buona che però è stata giocata male, perché può aver dato degli spunti controproducenti. La traccia di musica che è stata sottoposta ai candidati per la maturità di questo anno 2021-2022 era tratta da uno scritto del medico e scrittore inglese Oliver Sacks, tratta dalla sua opera Musicofilia. Allora, Oliver Sacks è uno scienziato, un medico, un neurologo e un grande appassionato anche di musica. È dell'area anglosassone, è scomparso di recente nel 2015 e lui in questa opera, che è un'opera particolare perché Musicofilia non è né un saggio né un trattato, è una raccolta di romanzi, di racconti su musica e cervello. Lui decide di trattare questo argomento attraverso una serie di racconti per riflettere sul potere che la musica ha su di noi, dicendo che l'essere umano è un essere musicale fin dalla prima infanzia, e che è uno straordinario essere musicale, anche quando non sa di esserlo oppure non vuole esplicitamente esserlo. L'aspetto è molto interessante, è molto intrigante, ma secondo me il vero problema è la scelta del testo che è stata sottoposta ai nostri ragazzi. Ovvero, da musicofilia è stato sottoposto ai nostri ragazzi un passaggio che va da pagina 13 a pagina 14. Mi sto riferendo all'edizione curata da Adelphi, editrice di Milano, nel 2010, pagina 13, pagina 14. In questo testo, in questo estratto, Sacks postula questa eventualità, ovvero che ci siano degli alieni dotati di intelletto altissimo, intelletto superiore. Lui li chiama i superni e dice: alieni dall'intelletto superiore descritti da Arthur Clarke nel romanzo Le guide del tramonto. Ecco, questi alieni, spinti dalla curiosità proprio dell'aspetto della musica, questi alieni non sono esseri musicali, non capiscono, non comprendono l'evento musica, vanno sulla Terra,
vanno ad assistere ad un concerto compostamente, educatamente, come il bon ton impone. Alla fine del concerto si congratulano con gli artisti per la loro creatività, ma risalgono sulle loro astronavi ancora interrogandosi di che cosa significhi la musica per gli esseri umani, al punto che per loro è così importante, mentre per i superni, per questi alieni intelligentissimi, la musica non riesce a dire niente perché loro sono creature senza musica. Ora, il passaggio che secondo me nei nostri ragazzi può essere non solo caotico, ma addirittura di danno, se male interpretato, è questo, e lo vado a leggere. Possiamo immaginare i superni risalire sulle loro astronavi ancora intenti a riflettere. Dovrebbero ammettere che, in un modo o nell'altro, questa cosa chiamata musica ha una sua efficacia sugli esseri umani ed è fondamentale nella loro vita. E fin qua non c'è problemi. La musica è davvero fondamentale per la vita degli esseri umani, tanto che, se ci pensiamo bene, anche dal punto di vista dell'antropologia del linguaggio, sono moltissimi gli studiosi che dicono l'essere umano, prima di parlare con un linguaggio fatto di parole che costituissero suoni associati a concetti, quindi che avessero capacità di astrazione simbolica, l'essere umano prima di tutto ha cantato, cioè ha vocalizzato, ha emesso suoni che ha collegato con un significato primo, per poi sviluppare dopo tutti i significati secondi, terzi, derivati, tipici dell'evoluzione, dell'avanzamento di qualsiasi linguaggio che sia una lingua viva. Il problema comincia qui, o ascoltate. Eppure la musica non ha concetti, non formula proposizioni, manca di immagini e di simboli, ossia della materia stessa del linguaggio. Non ha alcun potere di rappresentazione, né ha alcuna relazione necessaria col mondo reale. Questo è il punto critico. Il punto critico che, dato in pasto a degli adolescenti, a dei diciannovenni di questa generazione, rischia di andare ad alimentare il grande equivoco della liquidità di pensiero e del cosiddetto istinto istante. Cosa vuol dire? Noi ci troviamo a lavorare con dei ragazzi che stanno terminando la loro adolescenza, perché non possiamo dire che a 19 anni l'adolescenza, almeno del pensiero, sia terminata. Lo sviluppo del pensiero e della persona interna è tutt'altro che terminato a 19 anni, forse lo è ai 30 addirittura. Questi ragazzi si trovano proiettati e immersi in un mondo così liquido, secondo quello che diceva il filosofo Bauman, che tutto è così evanescente, così impalpabile, così inafferrabile, così mancante di solidità, che l'unica risposta che un giovane nativo digitale e che cresce con questo tipo di mentalità riesce a trovare nel suo modo di sopravvivere e interagire con questo mondo è appunto il concetto dell'istinto istante, ovvero ciò che mi suggerisce l'istinto, ciò che mi suggerisce l'emotività, ciò che mi suggerisce la mia prima reazione inconscia, spontanea, involontaria in quel momento, è la risposta autentica capace di dirmi la verità su come intendere e vivere quel momento. È quanto di più dannoso, pericoloso e lesivo possa esserci in un essere umano, specialmente se giovane e mancante della necessaria esperienza minima della vita. Il problema della emotività, del ragionar di pancia, del lasciarsi dominare e governare dalle emozioni, lo vediamo, genera costantemente crisi, problematiche, difficoltà, addirittura violenza e morte.
Sotto gli occhi di tutti capita di sentir parlare delle baby gangs, di questi ragazzi minorenni che affrontano la vita con la violenza, con un pensiero di male che, seppur a livello embrionale, però si organizza per ottenere qualcosa che desidero, che può essere il rubare un iPhone, uno smartphone, i soldi, oppure semplicemente manifestare che il gruppo è forte, è tosto, sa farsi rispettare, sa ottenere ciò che vuole, istinto istante. Il bisogno di un appagamento immediato rispetto al mondo che viviamo, oppure la situazione alquanto incresciosa nel mondo lavorativo, dove tanti artigiani, tanti imprenditori della ristorazione, tanti che possono offrire lavori anche ben retribuiti, dicono che non riescono a trovare la manodopera giovanile. Perché? Perché non possono assumere un lavoro che richieda di fare turni il sabato e la domenica. Perché? Perché il sabato c'è da stare in discoteca a fare tardi e la domenica mattina io dormo, oppure perché c'ho la partita di calcetto, oppure perché c'ho da andare a divertirmi con gli amici. Guardate, io amo tantissimo il mondo dei giovani e non è un puntare il dito né un dire che i giovani allora sono tutti poco di buono, tutt'altro. Anzi, nell'esperienza personale che ho fatto con il mondo dei giovani e che fo tuttora come insegnante, come educatore, posso dirvi che ho incontrato ed incontro tantissimi giovani che sono autentiche ricchezze umane. Però è vero che i nostri giovani rischiano di cadere all'interno di queste trappole. All'interno di questo quadro piuttosto delicato e che richiederebbe da parte di tutti un'attenzione, un'amorevolezza, una comprensione e una cura enormi, cose che purtroppo, almeno per quel che posso vedere io, difficilmente ci sono da parte degli adulti, all'interno di questo contesto dare un testo di questo genere ai nostri giovani è come dire: oh, c'è un bel fuocherello, anziché buttarci sopra l'acqua perché tutto intorno c'è erba secca e se tira un filo di vento rischia di scoppiare un incendio, no, portiamoci la canica di benzina e buttiamocela sopra. Secondo me è in questo che si è giocata molto male questa traccia, ma andiamo a vedere su questo aspetto. Cioè, la musica non ha concetti, non formula proposizioni, manca di immagini e simboli, ossia della materia del linguaggio, non ha alcun potere di rappresentazione né alcuna relazione necessaria con il mondo reale. Noi vediamo che ci sarebbero, sia dal mondo antico, sia dal mondo contemporaneo della musica, personaggi che non sarebbero affatto d'accordo con Oliver Sacks. Attenzione! Per poter capire qual è il pensiero di Sacks sulla musica, dovremo leggere tutto Musicofilia. Il problema è che noi qui abbiamo questo estratto e chi legge questo estratto riesce a capire se quello è il pensiero di Sacks o quello è il pensiero che Sacks riferisce a questi alieni, ai superni. Gli rimane questo concetto, cioè che la musica non ha consistenza alcuna, non ha codice, non è un linguaggio, e non essendo un linguaggio, allora che cos'è? È il parto di una emotività e di una istintualità. No, proprio no. Cari ragazzi, fare musica, farla bene, a qualunque genere. Non sto parlando della musica classica che tanti di voi direbbero: oh, che barba, che noia, che barba. No, sto parlando di qualunque genere musicale, della trap, di qualsiasi genere di musica elettronica, di qualsiasi genere di musica disco, techno, house, di qualsiasi genere di musica che possa essere in grado di assemblare e costruire anche un buon DJ. Tutto questo è invece un linguaggio, ha un suo codice, ha delle sue specificità. Vediamo alcuni esempi di qualche studioso che non sarebbe affatto d'accordo con questa proposizione enunciata nel testo di Sacks. Ne prendo due dal mondo antico. Vincenzo Galilei, babbo di Galileo,
e Athanasius Kircher, due studiosi, due scienziati del mondo dei suoni, Vincenzo Galilei non solo del mondo dei suoni, Athanasius Kircher anche addirittura un grande fisico della meccanica. Per loro, ognuno in base all'epoca in cui scrive, ma sostanzialmente il concetto è il medesimo, per loro la musica è costituita da affetti. Che cosa sono gli affetti? Gli affetti, come ho avuto modo di dire in altri miei video, gli affetti sono gli stati d'animo profondi dell'essere umano, ciò che caratterizza l'interiorità dell'essere umano. La musica quindi ha il compito di concettualizzare e riprodurre questi stati d'animo sia all'esecutore che suona, sia al fruitore che ascolta. Perché? Riprodurre gli affetti significa riordinare l'interiorità dell'uomo. Vi faccio un esempio. Quando noi stiamo vivendo un momento emotivo forte, spesso spiacevole, soprattutto ci succede quando quel momento è spiacevole, ma può succedere o dovrebbe succedere anche nelle fasi belle dell'innamoramento, delle passioni più gioiose. Noi riusciamo a diventare capaci di comprendere quello che stiamo vivendo nel momento in cui diventiamo in grado di raccontarlo. Raccontare un dolore, un'esperienza traumatica oppure una gioia, l'esperienza dell'amore, è il modo migliore per poterla gestire, per poterla comprendere, per poterla ordinare nel nostro pensiero, dando a questa esperienza una struttura precisa e per poter quindi applicare a quell'esperienza anche l'utilizzo della nostra ragione e non solo la passionalità con cui viviamo quell'esperienza. Ecco, per Vincenzo Galilei, Athanasius Kircher, la musica ha questo compito: aiutare l'uomo a ordinare i propri affetti, i propri stati d'animo, appropriarsi di un equilibrio che lo rende una persona consapevole di sé, padrona della propria vita, ben fondata con i piedi per terra e anche con lo sguardo nel cielo, ma con tutte e due le cose: sguardo nel cielo per quanto riguarda la contemplazione della bellezza e del trascendente, piedi ben piantati per terra per vivere l'attualità del mondo presente. Per poter fare questo, sia secondo Galilei che secondo Kircher, la musica struttura il proprio linguaggio, perché di linguaggio si tratta, come se fosse un'orazione fatta di parole, fatta di frasi, fatta di pensieri. Non è un caso che basta prendere qualunque toccata o pagina di musica antica, che sia del 500, che sia del 600, del 700, e vedere com'è l'arte retorica, la base imprescindibile per organizzare la pagina musicale. Ovvero, la musica è pensata come costituita da sillabe, parole, frasi, periodi interi che compongono l'unicum della pagina musicale. In base cosa sto dicendo nel contenuto musicale, se sto creando una figura di pianto, una figura di tenerezza, una figura di ponderazione, una figura di allegrezza, una figura di dichiarazione di qualunque cosa, ecco, cambia il linguaggio musicale perché cambia lo stato d'animo con cui io enuncio il contenuto che intendo enunciare, non a parole, con il codice delle parole con cui comunichiamo il linguaggio verbale, ma con quelle parole con cui comunico il linguaggio dei suoni, ovvero degli stati d'animo. La musica non si presta, e questo dovremmo dirlo anche ai didatti della musica che insegnano musica ai nostri ragazzi nelle scuole di musica, soprattutto gli strumenti a tastiera. La musica non si presta ad essere incasellata in un reticolo intransigente e matematico. Ha bisogno della matematica, ha bisogno della misurazione del ritmo, ha bisogno di quella struttura che è il suo scheletro nella pagina musicale, ma su questo scheletro c'è una infinità di fantasie, microvariazioni, microstrutture che non possono essere misurate. Per dirla con le parole del fisico e matematico John Nash, si tratta della misteriosa, inafferrabile equazione dell'amore.
che non può essere oggetto di calcolo. Ed in effetti, proprio da questo punto di vista, l'altro studioso di cui mi interessava dirvi qualcosa, Pierre Guin, il quale, grande organista ed insegnante di musica anche molto virulento e molto sanguigno sotto certi aspetti, in un suo scritto, Pierre Guin dice una cosa, la dice su un genere specifico di composizione che è la fuga, ma quello che Pierre Guin dice della fuga lo possiamo trasportare, mutatis mutandis, per usare un termine aulico, lo possiamo trasportare su qualsiasi tipo di linguaggio musicale. Pierre Guin dice: una fuga è un pensiero che si fa carne ed una carne che smaterializzandosi si fa spirito, mentre queste idee si rincorrono su e giù per la tastiera. Una cosa molto bella e molto profonda. Un pensiero musicale è qualcosa che si fa carne, cioè vuol dire che ha una grande concretezza, e qui alla faccia di quando nel testo di Sax si dice non ha, la musica non ha attinenza con il mondo reale. Per Pierre Guin assolutamente no. La musica è un pensiero che si fa carne, ma poi è una carne che smaterializzandosi, cioè vuol dire arricchendosi di tutti quei significati secondi, terzi, tipici di qualunque linguaggio, va nel trascendente, implica la metafisica, implica il pensiero, si smaterializza, si fa spirito. È una sublimazione dell'uomo. È un rientrare in se stesso per chiarirsi a se stesso e chiarendosi a se stesso, darsi nel migliore dei modi ai propri simili. Tutto questo mentre questa idea si rincorre sulla tastiera, sia per chi la esegue, sia per chi la ascolta. Il terzo, studioso intellettuale che volevo rammentarvi è Emil Cioran, è un filosofo dell'area slava, mi sembra fosse rumeno Cioran, che nel suo saggio Lacrime e Santi, dove tratta vari argomenti estetici anche legati al mondo dei suoni e della musica, a proposito della capacità di descrivere, ma non ha detto Sax che la musica non ha codice, non ha capacità descrittiva, non ha attinenza con la realtà del mondo? Cioran direbbe alla faccia se non ci sono simboli o linguaggio. Infatti, all'interno della sua opera Lacrime e Santi, a un certo punto Cioran, ponendosi la questione teologica della rappresentabilità di Dio, Emil Cioran prende a modello la musica di Bach e dice: tu, quando ascolti Bach, vedi Dio concretizzarsi davanti ai tuoi sensi. Quando ascolti una passione, una cantata, una musica per organo, tu sai che Dio deve esistere perché non c'è altra ragione per cui quella musica abbia da esistere. Dal punto di vista di Bach è verissimo, perché la ragion prima, e la fonte, il culmine del suo essere uomo musicista è la sua fede e allo stesso tempo il suo amore umano per la propria moglie, prima Maria Barbara, poi dopo che muore Maria Barbara per Anna Magdalena e poi per i suoi molti figli, ma anche per tutto il suo prossimo, per le persone che gli stanno intorno, alle quali Bach desidera fare il servizio della musica, soprattutto di quella musica che permette attraverso il senso dell'ascolto di far ruminare all'interno dell'intimo e generare anche l'incontro della fede. Bach nelle sue musiche descrive esattamente la Trinità, descrive le operazioni delle persone trinitarie, descrive l'incarnazione del Figlio di Dio, descrive la passione e la risurrezione di Cristo, senza parole, con puro libero suono. Ma quanto sono capaci queste parole di descrivere esattamente ciò che l'autore intende dire. E questo è il fatto. Aggiungo anche un'altra cosa, un po' più concreta. Ma davvero la musica non ha codice? Beh,
Io personalmente nel mio piccolo posso farvi vedere che forse qualche codice ce l'ha. Qui ad esempio una copia del rituale romano, è una copia del 1728 e se apro questo testo antico di preghiere contenenti le formule di benedizione, dedicazione, consacrazione della liturgia cattolica di rito latino, io apro le pagine e all'interno trovo la musica. Trovo dei segni musicali che codificano esattamente i canti gregoriano, o in questo periodo dovremmo forse parlare un po' di più di canto piano, ma comunque troviamo i canti che erano prescritti che si dovessero eseguire durante l'azione liturgica. Sono scritti, è un codice, sono suoni, intervalli codificati a cui corrispondono le parole di un canto. Questo è un codice, a tutti gli effetti è un codice. Oppure, qui fra le mani ho in questo volumone una raccolta di musiche che proviene dall'archivio di una cattedrale. Non vi dico da dove, perché questo volume stava venendo preso e gettato via. E prima di essere gettato via, chi aveva ricevuto il compito di sgomberare me lo portò e mi disse: lo vuoi? E se no, buttalo via tu. Figuriamoci, questo aperta parentesi la dovrebbe dire lunga su come noi non possiamo essere consapevoli di noi stessi se non siamo consapevoli del passato da cui proveniamo. È vergognosa una cosa del genere. Indica proprio una pochezza e penuria intellettuale buttare via una raccolta che è testimonianza di storia, di pratica musicale, di arte, di preghiera, di umanità vissuta perché la considero vecchia? Se tu non sai da dove vieni, non sai dove vai. Questo dobbiamo ricordarcelo tutti. Ecco, all'interno di questo fascicolo, vergate a penna, con tanto di tratto di pennino, troviamo tante musiche di tanti autori che facevano parte del repertorio del coro, della corale, delle espressioni corali di quella cattedrale, che venivano cantate durante le liturgie solenni e le liturgie pontificali del vescovo. È un codice, c'è uno scritto, esattamente come la lingua è sia parlata che scritta, i suoi suoni vengono codificati in forme scritte. E ancora, quando si tratta di consegnare una memoria, di consegnare un ricordo, di consegnare una impressione musicale, qui davanti a me ho un manoscritto originale del maestro Bagnoli, compositore della diocesi di Firenze, che non è mai stato pubblicato. Si tratta di una pastorale. Questa piccola pastorale venne composta per i seminaristi del seminario del Cestello di Firenze, quando fra quei seminaristi c'era a studiare come seminarista, come candidato ai Sacri Ordini, il mio primo maestro, Don Aldo Ceccherini. Mentre il mio primo maestro era lì come seminarista, il maestro Bagnoli era l'insegnante di canto e di organo dei seminaristi, quando ancora in seminario queste cose si facevano, perché si riteneva che la musica fosse importante nella formazione al sacerdozio, nella cura d'anime e nell'equilibrio con se stessi dei futuri sacerdoti. Richiusa parentesi, ecco. Mentre Donaldo era lì come seminarista, il maestro Bagnoli, che insegnava lì, proprio per lui che studiava organo con lui, scrisse e compose questa piccola pastorale da suonare durante la novena del Natale. Il mio maestro ha sempre tenuto caro questo manoscritto, perché aveva una stima enorme del maestro Bagnoli, e poco prima di morire l'ha voluto regalare a me, che ero stato suo allievo, e mi disse: conservalo e custodiscilo insieme ai miei ricordi di quest'uomo che a me ha dato tanto, e quello che lui ha dato a me io ho cercato di trasmetterlo a te. Trasmissione, sono trasmissione di emozioni, di contenuti, di stati d'animo, di parole fatte di suoni, di leggi, di regole,
La musica ha la sua grammatica, la musica ha le sue regole precise, sia verticali, sarebbero le singole parole che noi possiamo intendere come i singoli accordi, sia orizzontali, il contrappunto, il come fugare, il come fiorire, tutte quelle cose che in analisi della lingua sarebbe l'analisi del periodo. Vedete come sono equivalenti le cose. Ora, tutto questo per dire che cosa? Per giungere ad una conclusione. Allora, ragazzi, Sachs ha perfettamente ragione quando dice che l'uomo è uno straordinario essere musicale anche quando non sa di esserlo o semplicemente non vuole esserlo. Che è uno straordinario essere musicale la cui musica ha un'importanza enorme, un'influenza enorme fin dall'infanzia, fin dalla più tenera età. Ma prendere la posizione di Sachs, che è un po' tipica del suo pensiero, cioè del fatto che noi non sappiamo minimamente cosa stiamo facendo nella nostra vita, meno male che il nostro cervello lo sa anche se non ne siamo consapevoli, e che si riflette un po' anche sul suo modo di intendere la musica, questo non mi trova per niente d'accordo. Perché? Perché lì stiamo inclinando pericolosamente verso un pensiero che è ancora positivista, materialista, che non ammette il metafisico, il trascendente. Per farvela capire in maniera molto più semplice, il grande fisico e matematico italiano Enrico Medi diceva questo. Diceva: la scienza non è ancora riuscita a spiegare, e secondo me non arriverà mai a spiegare, con calcoli, con esami di reazioni biochimiche, con tutti gli esperimenti che può fare dal punto di vista fisico, l'esistenza di un solo singolo pensiero. Perché una cosa è il funzionamento biochimico organico del cervello, un conto è come funziona quella realtà impalpabile, incircoscrivibile, incalcolabile, ma che esiste, siamo ben coscienti che esiste, che è la mente, con i suoi pensieri, con i suoi stati d'animo, che quelli potrebbero essere giustificati anche da reazioni biochimiche a livello ghiandolare, lo stato d'animo immediato, quello istintuale, ma la coscientizzazione, l'uso della ragione, la comprensione del chiedermi chi sono, cosa sono, dove vado e perché, questo non fa parte della scienza galileiana, della possibilità di analizzare e sezionare materialmente la vita. Questo fa parte della filosofia, della metafisica, di tutta quella interiorità dell'essere umano di cui la musica fa parte. Certo, se la prendo dal punto di vista strettamente materiale, la musica che cos'è? Suoni, frequenze, un'onda che si irraggia e che, in base a come fa vibrare le molecole dei corpi, genera una determinata situazione. È soltanto questo la musica? La musica è molto più che questo. Lo puoi dimostrare dal punto di vista materiale? No, lo puoi dimostrare se, mettendo accanto alla ragione il trascendente, la metafisica, lo spirito, riesci a vedere un altro punto di vista della realtà. Questo è quello che vorrei che tutti i nostri giovani capissero: ascoltare il cuore, porsi le domande, non vivere come prede dell'istinto istante, ma cominciare a porsi la domanda, anche attraverso l'evento musicale: chi sono? Dove vado? Da dove vengo? Perché sono così? Cosa desidero diventare per far diventare me stesso, la mia vita, la mia esistenza, un capolavoro che dia gioia a me e che dia gioia agli altri? Questo capolavoro si chiama amore.